Una puntata di Polifemo con Casartigiani, con gli amici di Casartigiani. Siamo nella splendida location in versione primaverile del B&B Albergo La Manna, sito a San Vito, Taranto. Vogliamo considerare le problematiche dell'area ionica, del territorio ionico, viste e affrontate dall'ottica di Casartigiani, del mondo dell'artigianato. Incominciamo con Mimma Annicchiarico, presidente provinciale di Casartigiani Taranto. Cosa chiedete a colui o colei che sarà il prossimo sindaco di Taranto? Finora l'uscente amministrazione poco o nulla, anzi proprio nulla, ha fatto rispetto ai vostri desiderata, alle vostre sacrosante e legittime lagnanze. Cosa chiedete? Niente, noi chiediamo alla prossima amministrazione comunale di essere a fianco, di mettere a disposizione le nostre competenze, le nostre proposte, ma anche le eventuali soluzioni, perché noi quando lavoriamo sia nella proposta, ma anche dando la soluzione, rispettando chiaramente la legge. Stefano Castronuovo, tante numerose le iniziative di formazione, di rispetto della legalità da parte di Casartigiani Taranto, ma anche delle possibilità, della capacità che Casartigiani ha di instradare chi si affaccia ad un'attività imprenditoriale, gli strumenti per accedere per esempio ai finanziamenti. Sì, oltre all'attività sindacale, Casartigiani è un'associazione di servizio alle imprese, sia nascenti che già avviate da tempo, e di supporto con la formazione, con il credito, con tutte quelle che sono appunto l'assistenza amministrativa, alle agevolazioni o agli strumenti messi dallo Stato per sia le nuove imprese che per le imprese che hanno anche problematiche relative al territorio, a quello che vive il territorio. E dulcis in fundo, last but not least, Ivano Mignogna, responsabile di Casartigiani Taranto per il settore acconciatori ed estetica. Una vita vissuta a formare le nuove leve, ma anche il termometro della realtà economico-produttiva della piccola impresa a Taranto, Mignogna. Sì, la nostra... Che temperatura segna questo termometro? È un po' come il fuoco sotto la cenere. C'è una parte viva di Taranto che resiste, una parte viva che sta aspettando di poter infuocare, incendiare, in senso positivo naturalmente, il tessuto sociale di questa città. Questi giovani che, come diceva un cantante, visto che abbiamo anche Franco Guitto, il nostro angolo musicale, Luis Miguel, i giovani che sono il fuoco sotto la cenere. Bene, e allora una puntata quindi vista dall'ottica di Casartigiani, vista dall'ottica degli artigiani che si rimboccano le maniche e fanno parte di quel circuito virtuoso, di quell'ingranaggio che crea l'economia, che fa economia. Non quegli imprenditori che si scialacquano e che sono solo dei prenditori e che affamano i lavoratori e il territorio. Mi sono fatto altri nemici. Non mi fanno affatto paura. E allora comodi in poltrona, canale 93, viva la Puglia Channel, o canale 879 Sky, viva l'Italia Channel. Polifemo, l'informazione libera della città, sempre e comunque al servizio del cittadino.